Cartoline dal Paese dei Libri di Antonio De Benedetti con Daria Galateria e Gabriele Sabatini. Buongiorno, buongiorno ascoltatori di Cartoline dal Paese dei Libri, buongiorno a Daria Galateria. Questa mattina sentite la mia voce in apertura della trasmissione, non quella di Antonio De Benedetti, ma non temete, non temete. Antonio De Benedetti è in arrivo e presto sarà qui con noi a tenerci compagnia. E del resto abbiamo un ospite che è un vecchio amico di Cartoline dal Paese dei Libri, il grande Paolo Di Paolo, autore di splendidi romanzi che non possiamo, di cui abbiamo parlato poco in questa sede per motivi così di correttezza. Sì. Era una richiesta di Paolo stesso, ma adesso finalmente possiamo parlare e dire Dove eravate tutti, ha vinto il premio Mondello nel 2011, Mandami tanta vita, il bellissimo romanzo su Gobetti del 2013, finalista al premio Strega. E adesso Paolo Di Paolo ha raccontato una specie di biografia, ma insomma è un libro di scrittura di squisita leggerezza su Montanelli, un gigante del Novecento, di cui sul Corriere, al giorno in cui è scomparso Ferruccio De Bortoli, che era il direttore, disse: addio Indro, il Novecento, il tuo secolo, ora è davvero finito. Perché un ragazzo come eri tu, Paolo, aveva questo mito di Montanelli? Perché avevo il mito del giornalismo, quindi quando ero un adolescente ho pensato, così come succede durante l'adolescenza, a qualcosa di mitico, e il giornalismo mi sembrava tale. Poi ovviamente, come tutto, quando lo si sperimenta cambiano, e ho cominciato a scrivere sui giornali locali anche quando ero ancora minorenne, e naturalmente Montanelli si stagliava sull'orizzonte del giornalismo come veramente una leggenda vivente, quello che aveva fatto i grandi fronti di guerra del Novecento, quello che aveva conosciuto Hitler, Salazar, Franco, e con questa lettera 22 aveva ticchettato per 70 anni. Ho cominciato a mandargli delle lettere e lui è stato al gioco, ha risposto a questo ragazzino quindicenne con questo nome un po' inconsueto, e da lì è nato anche la possibilità di un incontro. Perché inconsueto? Perché credo che appunto il fatto di vedere Paolo Di Paolo gli desse la sensazione di uno pseudonimo. Che ogni tanto voleva... ti firmavi anche Carlo Max, ogni tanto, ogni tanto giocavo con delle firme. Poi lui si è premurato di verificare della esistenza di questo ragazzino che aveva questo nome buffo, e mi ha fatto chiamare, e a quel punto è nato anche questo incontro che naturalmente agli occhi di me quindicenne ha un'aria abbastanza mitica. È un percorso a ritroso che parte dal 2001, dalla morte, e corre indietro nel tempo arrivando fino alla nascita, fino al 1909. E come ti sei trovato da scrittore, quale sei, a fare i conti anche con una ricerca che in qualche modo può essere intesa come una ricerca storica, ricca di documenti, di suggestioni che magari più ci si allontana nel tempo e più in qualche modo diventano imperscrutabili. Sì, ho cercato di non fare la biografia tradizionale, proprio perché sarebbe stata intanto una ripetizione rispetto a lavori anche molto recenti, molto rigorosi, devo dire, per quanto poi di Montanelli diano anche, diciamo, portino in evidenza anche tutte le contraddizioni e le ombre, come nel caso di Gerby Liucci, che hanno fatto due volumi di biografia molto documentata. Allora ho provato invece a riavvolgere questa vita partendo dal punto più vicino a me, quindi il 2001, il pezzo che ricordavo. Io avevo 18 anni, ricordo questa morte di Montanelli, erano i giorni di Genova in cui infuriava la battaglia, e mi è sembrato simbolico che morisse questo patriarca del giornalismo e del Novecento nei giorni in cui sembrava aprirsi un'altra stagione, che poi invece si è chiusa violentemente, e di lì a poco saremmo precipitati nel nuovo secolo con l'11 settembre. Montanelli è stato come estromesso dal secolo nuovo, perché era un uomo del Novecento. Allora la cosa paradossale è che, riavvolgendo questa vita, la sua vita si allontanava da me, ma stranamente, miracolosamente, poi le età coincidevano proprio sul finire di questo libro, perché mi ritrovavo accanto un Montanelli 20-30enne, mio coetaneo, ed era difficile anche giudicare le sue imprese discutibili, come la campagna in Africa o come appunto l'adesione al fascismo. Ecco, io penso, sono arrivato in ritardo perché non è strano, trattandosi di questo argomento per la trasmissione, avevo dimenticato dal giornalaio un taccuino che mi era indispensabile, quindi sono dovuto andarlo a prendere. Che cosa c'è di straordinario? Beh, Montanelli, io ne ho parlato una volta in pubblico con Elkann, che aveva fatto un libro che si chiamava Momo. Uh-huh. E quando andammo a presentarlo alla stampa estera, c'era anche Andreotti con noi che parlava.
E lui guardò questo libro, lo girò tra le mani, poi disse: Mommo, per me che sono romano vuol dire adesso, non... invece era Montanelli Moravia, insomma, ma quelle erano le battute di Andreotti che congelavano tutto. Ma insomma, che cosa Di Paolo ha fatto bene a dargli il taglio a questo libro che gli ha voluto dare, insomma, questo taglio che non è elzeviristico, perché confrontarsi sul piano elzeviristico con Montanelli è impossibile, perché lui è il re dell'Elzeviro. È il re dell'Elzeviro, e lui invece, Paolo, ha voluto fare una cosa che abbia un taglio quasi televisivo, quasi da sceneggiatura televisiva, perché ci sono i suoi interventi, ci sono, diciamo, quelli che in televisione sarebbero i filmati, cioè degli inserti, delle citazioni che hanno il valore che in televisione hanno i filmati, cioè rendono la lettura agile. Quando diciamo che, e quindi secondo me ha scelto giustamente questo taglio, non elzeviristico, e neanche di memoria, neanche il ritratto proprio alla Montanelli, ma quando diciamo il ritratto alla Montanelli qualcosa si ferma, perché dobbiamo pensare che dietro il ritratto alla Montanelli non è un sole che sorge da una notte buia e tempestosa, è un sole che sorge da altri soli, perché dietro di lui ci sono Scarfoglio, per esempio. C'è il grande giornalismo polemico di Scarfoglio, perché in Italia c'è, addirittura poi polemizzava con un calibro come quello di D'Annunzio, insomma, non cosette. Poi c'è, per esempio, Oietti che secondo me ancora riesce a vincere, adesso sono molto le cose viste sono molto vecchie, ma riesce a vincere su Montanelli. C'è un ritratto che Oietti, lui andò a trovare la Duse e la trovò in un appartamento romano vicino a Piazza di Spagna con una signora così che viveva tristemente perché D'Annunzio l'aveva ormai depredata, erano passati gli anni della Capponcina, insomma era molto triste la situazione, e la Duse lo fa stare Oietti tutto il tempo che le parla sdraiato per terra, accetta l'intervista da lui sdraiato per terra, e Oietti gioca su questa cosa in maniera ammirabile. Poi c'è l'incontro di Oietti al Grand Hotel con Zola, e c'era anche De Roberto, il quale era quasi in ginocchio davanti a Zola. Ecco, un altro maestro, un altro pezzo esemplare. Altro maestro del giornalismo può essere considerato De Amicis, che ha lasciato un ritratto di Zola veramente inarrivabile, un'intervista che dice tutto di Zola. Stupendo, stupendo, Oietti grandissimo memorialista, però bisogna dire che la scrittura di Montanelli, non si sa perché, era irresistibile, non si poteva sospendere e non si poteva non leggere un suo articolo. Dunque lì c'è una cosa che io credo che bisognerebbe studiare, ma non possiamo farlo in una trasmissione radiofonica, è questo: Montanelli si trova a coabitare con i rondisti. I rondisti sono abili, hanno una scrittura straordinaria, però questa scrittura, l'albero, no? È il ramo letterario. E il ramo letterario è dunque, condisce l'italiano di preziosità che rallentano. Pensiamo alle prose strepitose di Cecchi e di Cardarelli, che sono davvero inarrivabili. Montanelli, che è molto furbo oltretutto, è uno che si spende molto bene, capisce che quell'italiano lì non funziona sui giornali, cioè può essere modernizzato. Allora cosa fa? In realtà lui modernizza l'italiano della Ronda, cioè lo rende giornalista. Ma infatti i suoi maestri, proprio quelli del suo Pantheon, sono Oietti, Cecchi, e poi c'è dentro il movimento Longanesi. Sì. Cioè Longanesi forse, come dire, taglia quel rondismo in una dimensione più ironica, più svelta, più brillante. Ho trovato dei piccoli ritratti di Longanesi fatti appunto negli anni 20 che davvero sembrano in nuce quello che poi saranno i ritratti di Montanelli, con la stessa cattiveria, con lo stesso arrivare al punto con un fulmine in clausola che poi brucia
qualunque interlocutore o qualunque ritrattato, come diceva lui, no? Persona al centro Poi del ritratto. Poi ricordiamoci che c'è una voglia del giornalismo italiano di sveltirsi. Per esempio Pannunzio al Mondo, sono quegli anni dopo, immediatamente dopo la guerra, tagliava tutti gli avverbi. Ci sono i suoi, le letture dei suoi articoli con gli avverbi tagliati. E questa stessa cosa la faceva Arrigo Benedetti, che io lavoravo, ho stampato alcuni articoli sul Mondo di Benedetti, e Benedetti diceva sempre che gli avverbi erano inutili, erano dei riempitivi inutili, gli aggettivi lo stesso. Nasce questo giornalismo... che la stessa Irene Brin sul piano del giornalismo mondano poi è un'allieva di Montanelli, era una grande amica di Montanelli, una grande ammiratrice di Montanelli. E ma... poi c'è anche un giornalismo, cerchiamo di fare questa costellazione, perché allora il giornalismo camminava molto vicino alla letteratura. E allora c'è per esempio Monelli, che scrive un libro come Roma 1943, che proprio anche sul piano della prosa è esemplare per la sua modernità e sveltezza, ma quando Monelli cerca di scrivere dei romanzi, avventura nel primo secolo, scivola e casca per terra. Ma il fallimento dei romanzi, tra l'altro, sembra una costante di quella generazione di giornalisti, perché anche Montanelli, cosa che è un po' rimossa, aveva cominciato nel 37-38 con l'ambizione di diventare scrittore. Pubblica un romanzo che si chiama Giorno di festa e non viene accolto minimamente dalla società letteraria. Giorno di festa, avrebbe detto ecco. Tati. E allora in realtà poi Oietti lo, diciamo, spinge verso il Corriere grazie alle corrispondenze fatte, insomma ai reportage fatti durante la campagna in Africa. Ma che Montanelli avesse anche lo spirito dello scrittore e del romanziere, questo sì, forse lo scrittore mancato poi fa il grande giornalista. Ma dunque su Montanelli, giornalista, sulla prosa di Montanelli non c'è niente da dire. Adesso poi parliamo anche con Mirella Serri, che di giornalismo sa tutto, è una, lo insegna poi all'università, quindi quella salve, che più... salve. Ecco, salve. Buongiorno. Ma è sul piano, ecco, volevo introdurre questo di Mirella. È su un altro piano che si può contestare Montanelli. Insomma, Gesù Cristo è morto in croce. Chi ha delle idee molto tenaci e molto rivoluzionarie, che si creda o no, quelle di Gesù furono idee molto rivoluzionarie per il suo tempo, straordinariamente rivoluzionarie, e allora non viene accolto bene dai suoi coetanei. Invece Montanelli casca sempre in piedi, perché lui sì, dice battute feroci, è ironico, prende in giro Cossiga, ad esempio, in maniera feroce anche, non so, aveva coraggio, perché ci va, però poi viene accolto la sera a mangiare dei magnifici risotti dietro i vetri appannati in casa dell'alta borghesia milanese, amico degli industriali. Ecco, è questo che non convince. Lui attraversa l'epoca... sul piano morale, voglio dire, non sul piano della professionalità. E lui attraversa una delle epoche più difficili della nostra storia e casca sempre in piedi. Cosa ne pensi, Mirella? Ma intanto io ho letto il libro di Paolo Di Paolo, che mi sembra, devo dire, un bellissimo libro, o come peraltro quello dedicato a Piero Gobetti, sia per lo stile di scrittura, che è, diciamo, da un certo, sia storico, però anche racconta anche i dubbi, i problemi e i tormenti esistenziali sia di Gobetti che di Montanelli. E Montanelli, dobbiamo ricordare poi, che tra l'altro di disturbi, diciamo così, ne aveva molti. Lui soffriva di una fortissima depressione che poi lo accompagnò per tutta la vita, e volevo dire che Paolo Di Paolo ce ne dà un ritratto molto sfaccettato. E tra l'altro questa battuta bellissima che hai ricordato, Antonio, Mommo di Andreotti, fa sì che adesso, cioè nel senso che porta fuori, lasciando a Montanelli come dire tutta l'aura di esponente del nostro Novecento, però poi lo porta fuori e, visto con gli occhi di un giovane, di uno più giovane, lo attualizza e lo fa essere molto vicino a noi. Posso dirti una cosa, Mirella? Sì. Per giocare, naturalmente, per alleggerire la trasmissione. Sì. Tu hai detto Gobetti, cioè 2B e 2T. Sì, e sai chi lo faceva? Sai chi lo alla faceva? Romana. No. Sai chi lo faceva sempre? Saba. Sì. Saba lo scrive addirittura nelle lettere a mio padre, Gobetti, 2B e 2T. Però strano, perché raddoppiare è molto, diciamo, gergale.
romana, invece Saba non era proprio, no? Infatti era tristissimo. Va bene, senti, comunque volevo dire che Paolo Di Paolo riesce ad attualizzarlo e a farcelo sentire. Montanelli però non fu, io non direi che fu un pavido, tutt'altro, e ne abbiamo una bellissima testimonianza che ci viene proprio dai suoi ultimi anni di vita, no? Dagli ultimi anni di vita in cui lui rompe in maniera molto forte e vogliamo anche drammatica, se vogliamo, con Berlusconi, e prende le distanze da Berlusconi, con cui aveva avuto uno strettissimo rapporto, denunciandone poi anche in maniera profetica tutti i limiti del non solo dell'imprenditore ma dell'uomo politico. E quindi lui è molto molto, è un precursore, diciamoci la verità, quando anche altri continuavano a crederci, lui invece anticipa tutti. Poi ricordiamoci anche che dalla scuola di Montanelli arrivano delle grandi firme del nostro giornalismo italiano, per esempio Marco Travaglio. Quindi insomma è un personaggio molto complesso, e come diceva bene il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, rappresenta il Novecento anche nella sua complessità, perché per esempio lui fu molto vicino al fascismo, e quando a dirlo adesso diventa quasi un'affermazione, nemmeno troppo discutibile, perché forse da alcuni anni, almeno da una decina d'anni, se non un po' di meno, ci siamo resi conto che poi tanti intellettuali dettero il loro apporto al fascismo, mentre per la seconda metà del Novecento questo apporto da molti venne negato. Finalmente invece ci siamo resi conto che gli intellettuali erano vicini, quindi Montanelli non diventa più un isolato in questa sua vicinanza al fascismo, ma diventa uno dei tanti che per svariati motivi dette il suo apporto. Per esempio, quando lui se ne va in Africa, dice questa guerra per noi è una bella vacanza che ci ha dato il Gran Babbo. Il Gran Babbo era Benito Mussolini. Poi naturalmente lui ebbe degli alti e dei bassi nei confronti del fascismo, poi gli venne ritirata la tessera dopo le sue prese di posizioni, le prese di posizioni che lui ebbe in Spagna. Però contemporaneamente Manlio Morgagni, che era il direttore dell'agenzia Stefani, cioè che si suicidò dopo luglio del 43 perché era un fedelissimo di Mussolini, lo voleva come corrispondente, quindi insomma le sue vicinanze, i suoi allontanamenti dal fascismo, poi riusciva, questo Antonio mi pare che tu l'hai detto molto bene, riusciva poi a recuperare. Ti dirò una cosa così. Fammi solo questo, volevo dire, quando poi dopo il crollo del fascismo ci fu l'epurazione al Corriere della Sera, quasi nessuno fu epurato, e l'unico che fu epurato, fu uno dei pochi che fu epurato ma poi reintegrato, fu Montanelli. Allora non dobbiamo vederla come una disgrazia di Montanelli, ma forse il fatto che lui aveva dato un notevole apporto. Tieni presente che dopo, e questo forse spiega molto bene Montanelli, quando ci fu da scegliere tra il mondo di Pannunzio, dove c'era tutta la sinistra liberale, insomma, e il borghese di Longanesi, lui accettò il borghese di Longanesi. Ma lui non ha mai detto di essere stato, per esempio, anche quando Pannunzio, questo fu coraggioso, io lo dico a suo. Quando Pannunzio fonda Risorgimento Liberale, che è diciamo il quotidiano antesignano, il gran padre, dove ci sono tutte le firme del mondo, anche lì Montanelli non ha uno spazio, mentre invece pochi anni prima continuava a collaborare con Primato. Primato era la rivista fondata dal gerarca Bottai, di cui Montanelli era molto amico. Vorrei ricordare che Bottai era il
il firmatario delle leggi razziali, e che Primato era una rivista che aveva la sua forte impronta antisemita, a cui collaborarono direi quasi tutti gli intellettuali italiani. Pensiamo che il numero sull'ermetismo si apriva con un saggio di Montale. Sì, ecco, Montale, devo dire che poi, ecco, Montale quello sull'esistenzialismo, sì, con un saggio di Paci. Esatto, certo, Galvano della Volpe, che era assolutamente figlio di Treviano e che celebrava l'avanzata dei carri armati sulle, sì, bianche strade della Francia, perché ancora non le avevano asfaltate. E quindi, sì, certo, quindi lui continua a avere rapporti con il regime, però appunto dicevo, poi per esempio, adesso facendo un salto negli ultimi anni della sua vita, sarà molto coraggioso. Ma dicevo, anche questa collaborazione con il fascismo non è così strana, perché poi gli intellettuali c'erano veramente tutti, quindi non è che fu un isolato. Questa immagine di Montanelli era vicino al fascismo nel periodo fascista, sembrava un uomo solo, fu propagandata poi nel dopoguerra, ma in realtà adesso ci siamo resi conto che poi non c'era solo lui. No, tra l'altro, quando tu parlavi di epurazione, va ricordato una cosa, che uno dei pochissimi epurati dalle università fu Ungaretti, subito reintegrato Ungaretti. Vennero reintegrati, sì. Ci andò Marchesi a parlare col ministro della pubblica istruzione, questo lo so sul sicuro. Sì, e anche Sapegno erano abbastanza a favore del fatto di doverli reintegrare. E purtroppo, se vogliamo entrare in merito, furono reintegrati a spese del docente ebreo Momigliano, che era stato allontanato e che quando tornò in Italia, quando tornò a riprendere il suo posto, si trovò il posto già di nuovo occupato da quelli che avevano preso il suo posto quando lui se n'era andato con le leggi razziali. E questo, devo dire, fu una delle grandi ingiustizie, ma insomma ce ne furono moltissime. Grazie Mirella, ho appena visto che Un amore partigiano, il tuo libro uscito da Longanesi, su questi eroi difficili della resistenza, è la seconda edizione, e congratulazioni. E così, così speriamo per tutte le speranze di Paolo Montanelli, raccontato da chi non c'era. Quello che mi ha molto colpito in questo tuo libro, Paolo, è che non sei stato trascinato dalla scrittura di Montanelli, perché la cosa più facile, quando si è lavorato sulle lettere di Montanelli, quando si è letto Montanelli, la cosa più viene proprio, si può rimanere impastato, tricciati, diciamo, con un certo stile. Allora, Daria Galateria lancia il sasso, noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto per la pausa, poi al rientro Paolo potrà rispondere a questa domanda. Allora, linea alla regia, tra poco. Ah, ci siamo di nuovo, eccoci qui, perché stiamo facendo tutta musica di Modugno, tutte canzoni di Modugno, intanto perché ci piacciono moltissimo, intanto perché Volare è stato un biglietto da visita dell'Italia in tutto il mondo quando vinse il Festival di Sanremo, e poi perché Modugno aveva questa faccia davvero comunicativa, tante cose ce lo fanno amare, era un respiro, perché voi pensate a quell'Italia democristiana così, e lo sapete che poi qualcuno nei salotti letterari diceva che questa canzone, ma non so come arrivasse a questo ragionamento demenziale, ma insomma io me lo ricordo, era come una masturbazione. Questo vola così, era il momento culminante di una masturbazione. Non mi pare, a me paiono queste cose, ma me lo ricordato, perché era le sciocchezze che si dicevano nei salotti di allora. Erano però molto più creative delle sciocchezze che si dicono adesso. Io non frequento più i salotti vecchi, devono stare a casa loro e nascondere le rughe, però non ci sono più questi voli che c'erano allora. E Modugno, devo dire, che è stato un vero poeta. Io amo i poeti e lui lo era, ma c'è Daria che deve aggiungere qualche cosa a proposito dell'Uomo in Frac. Sì, lo stiamo sentendo, perché l'Uomo in Frac era in realtà l'ultimo principe di Trabia che Domenico Modugno conosceva, e su questo suicidio dell'Uomo in Frac tutti l'abbiamo fischiettato e tutti sappiamo che si scompare in un fiume, nelle acque.
dicendo addio alla sua vita così forse mondana, e in realtà sembra che adesso la figlia e la nipote hanno scritto una sua biografia, e sembra che ci sia l'ombra della mafia su una morte che invece non è stata un suicidio, è stato un uomo suicidato. Diciamo comunque, insomma, tornando dalla cronaca alla storia, perché in realtà il libro di Paolo Di Paolo su Montanelli in realtà riscrive anche una certa storia del Novecento, però appunto sempre con questa squisita leggerezza che non risente della tagliente brillantezza, diciamo, acuminata della scrittura di Montanelli, ma che invece ha delle dolcezze tipiche invece della scrittura di Paolo Di Paolo. Come ha fatto allora Paolo a non farsi coinvolgere dalla scrittura di Montanelli? Beh, appunto, non dovevo sfidarla sul suo terreno, quindi cercavo di costeggiare, utilizzando, come diceva appunto Antonio De Benedetti, anche a volte dei filmati montanelliani dove la sua voce era lasciata libera, la mia scrittura faceva semplicemente da binario a questo tipo di struttura. Poi volevo andare su un piano che fosse appunto di racconto molto lieve, senza impastoiarmi nelle diatribe ideologiche. Ovviamente in questo senso rappresento molto la generazione, non piacciono mai le categorie generazionali, però sicuramente la generazione che è cresciuta dopo la caduta del muro. Il muro era già una maceria, e effettivamente anche cogliere il senso di certe divisioni, di certe impuntature ideologiche, per la generazione che è quella mia e di Gabriele Sabatini è molto più complicato. Bisogna veramente attrezzarsi culturalmente, fare dei salti mortali con la testa per capire come si potesse essere così sulle barricate. Allora, naturalmente, la vita di Montanelli mi serviva come una possibilità per rileggere l'intero secolo. Ecco perché ho riavvolto quel nastro a ritroso fino al punto più lontano, perché era come mettersi davanti a un film o a uno sceneggiato televisivo in cui c'era tutto il Novecento con tutti i suoi drammi, e arrivo al punto, forse anche per quello l'ho chiamato così il libro, con tutte le speranze. L'ultima cosa che forse mi piacerebbe dire, ecco, è questa: che al di là delle contraddizioni, delle ombre che pure gravano sul personaggio Montanelli, come su chiunque di noi non sia, come dico a un certo punto, sulla strada della beatificazione, ecco, detto tutto questo, sicuramente quella generazione lì, e credo fino alla generazione degli anni 30, abbia avuto come dato comune, pur nella diversità delle opinioni e delle posizioni, un talento per la speranza. Fitzgerald, quando parla di Gatsby, dice aveva uno straordinario talento per la speranza. Io credo che quella generazione e quella successiva, fino appunto agli anni 30, abbia saputo sperare qualcosa che riguardava la collettività, questo voglio dire. Le generazioni successive... Posso citarle un proverbio? Molto meno. Chi di speranza vive, disperato muore. Probabilmente è la saggezza, sì, popolare, ma probabilmente sì. Stando ai tempi in cui viviamo. Vuole intervenire, sì, anche Mirella Serri dal telefono. Sì, no, scusa Paolo, scusami un momento, contraddirti, perché se parli di speranza di quelle generazioni, questo mi lascia un po' perplessa. Sì, mi lascia perplessa, perché poi alcune di, insomma, da quelle generazioni, per esempio, la riposero nel fascismo. Sì, ma infatti speranze anche sbagliate. Però non abbiamo neanche speranze sbagliate, Mirella, oggi. Certo che era sbagliato, cioè le speranze sì, sono belle, eccetera, ma a volte vengono riposte anche, certo, appunto in obiettivi. No, volevo anche ricordare, tra l'altro, una cosa che non abbiamo detto, ma forse è bene ricordarlo, che Montanelli fu anche vittima di un attentato delle Brigate Rosse. No, dobbiamo ricordarlo, perché siccome appunto stiamo facendo un suo ritratto, no? Anche questa è una cosa che per lui fu anche molto 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 pesante, non solo perché per l'attentato, che veramente fu drammatico, ma soprattutto anche perché parte della stampa italiana, proprio perché non condivideva le posizioni di Montanelli, addirittura quando venne data la notizia non venne messo nel titolo, non so, il suo nome. Sì, capito? Sì, del Corriere non mise il nome di Montanelli, esatto, nel titolo. Esatto, e quindi ecco, e quindi lui devo dire che l'Unità lo mise. L'Unità, sì, sì. Infatti, l'Unità, tra l'altro, lui aveva un grandissimo ammiratore in Fortebraccio, che era Melloni, che era un corsivista corsivista dell'Unità, con cui appunto condivideva la vis polemica, nonostante fossero poi antagonisti, perché Montanelli appunto si definiva un liberale conservatore, mentre Fortebraccio appunto era comunista. Sì, ma Melloni che... disse che voleva come epitaffio, ecco, sulla propria, lo disse lui scherzosamente, sì, sì, scritto che era un ammiratore di Montanelli, e Montanelli a sua
volta rispose sì, che pure lui lo voleva, insomma, quindi come è una personalità, come sì, l'epitaffio era che segretamente amò Indro Montanelli, non smise mai di vergognarsene, e Montanelli proponeva una controlapide con scritto vedi lapide accanto. Sì, esatto, infatti, quindi voglio dire, grandi riconoscimenti da una parte e dall'altra, no? E quindi è bello che lui, insomma, lui è veramente una personalità molto complessa, e dobbiamo ricordarci che anche è un grande inventore, un grande, se non fu proprio uno scrittore, però spesso lavora di scrittore di romanzi, intendo, era un grande scrittore, ma lavorò di, come dire, grande prosatore, avrebbe detto Moravia. No, ma lavorava anche scrittore. Di immaginazione, perché qualche volte le cose se le, come dire, le creava dal nulla, no? E quindi anche questo è abbastanza interessante. Io come esperienza posso dire che quando ero una ragazza ho cominciato a leggere la storia d'Italia di Montanelli e mi sono innamorata della storia, quindi e ancora oggi è leggibile, io l'ho riletta. Sai la canzone che io farei sentire adesso, se, ma non credo che ce l'abbiano nel magazzino, Illusione, perché se c'è un'epoca che, a cui va bene come inno nazionale, la canzone Illusione, dolce chimera sei tu, è l'epoca di Montanelli. Bravo. Gli italiani vivono di illusione. A volte, non sempre. Gli italiani, dai, non ci piace. Non solo, ma noi parliamo dell'Italia, perché Montanelli fu italianissimo, toscano, italiano al mille per mille. Ecco, per tornare il suo rivale vero fu Malaparte, sarebbe bello parlarne, perché questo fu l'altra grande faccia, e devo dire che Malaparte, insomma, La pelle l'ha scritta lui, che è un libro, mi dispiace per Raffaele La Capria che non lo ama, ma io trovo la pelle un libro bellissimo, è più romanziere che un giornalista. Benissimo. Questo è sicuro. Ma per tornare alle canzoni, si parlava prima di Vecchio Frac, è uscita la biografia del modello di Vecchio Frac, che è l'ultimo principe di Trabia, l'hanno scritta la figlia Raimonda Lanza di Trabia, che è al telefono, buongiorno, con la figlia Ottavia Casagrande. Mi toccherà ballare, è la cronaca un po' di un'Italia dorata, molto attraente, molto appassionante, perché in realtà si tratta di un personaggio abbastanza unico, stravagante, fascinosissimo, ha affascinato Susanna Agnelli, con cui è stato fidanzato, e Daciano, Rita Hayworth, ha sposato Olga Villi, e comunque è stato amico di Domenico Modugno, certamente sì, certamente sì. Buongiorno Raimonda. Buongiorno Daria. Ecco, come è avvenuto questo incontro con Domenico Modugno? Beh, Domenico Modugno lavorava in un piccolo caffè che si chiamava Caffè Irrera a Messina, e Raimondo quando arrivava da Irrera a mare, no, ho interrotto perché conosco quella Irrera, conosco Messina, ma era una stupidaggine, un'interruzione chiarificatrice. Scusa. Il Caffè Irrera era un piccolo caffè dove Raimondo si fermava sempre tornando dal continente, e dove Modugno suonava le sue canzoni, e Raimondo lo adorava perché intanto amava moltissimo la buona musica. Poi appena arrivava in Sicilia effettivamente si trovava un po' spiazzato perché gli stava un po' stretta, si fermava al Caffè Irrera, ingurgitava quattro granite, sette cannoli, assolutamente golosissimo fin da bambino in Sicilia, e aveva fatto una grande amicizia con Domenico Modugno. E appunto questa canzone parla di un suicidio del vecchio frac, che immagino sia uno smoking col cilindro, e invece in questa biografia si rivela che probabilmente il principe di Trabia è stato suicidato in un certo senso, c'è l'ombra della mafia addirittura su questa morte molto prematura. Molto prematura, perché Raimondo aveva 39 anni e effettivamente questa morte era effettivamente molto strana. Per me da bambina ho sempre pensato, ma un uomo che chiamava la vita così, che era ricambiato, che aveva passato attraverso due guerre con degli atti di coraggio veramente eccezionali, non poteva essersene andato così qualche mese prima che io arrivassi. Per cui già da bambina mi sembrava una cosa impossibile, non riuscivo a capacitarmi di questo suo essersene andato così velocemente e non avermi aspettato.
E questo era il tarlo che io avevo da bambina. Quando con Ottavio abbiamo cominciato a lavorare su questa biografia, che è una biografia, lavorando sui documenti, lavorando sulle lettere, il dubbio si faceva sempre più enorme, perché le lettere, dalle lettere è uscito il suo personaggio. Abbiamo parlato di speranze in questa puntata e Raimondo Lanza Brancifiore è stato un uomo che appunto ha avuto una vita avventurosa, ha combattuto in Spagna, si è compromesso con i fascisti, ma poi però ha aiutato anche i partigiani. Ecco, quali erano le sue speranze, quali erano le sue i sogni per cui lottava e ha vissuto questa vita così, sempre all'ultimo respiro? Guardi, io ho un po' l'impressione, appunto, avendo letto molto, molto attentamente le carte che abbiamo trovato ai National Archives di Washington, che fosse un uomo con un grande senso della giustizia, per cui al di là dei suoi credi politici, gli avevano affibbiato per molto tempo il fatto di essere fascista, cosa che assolutamente io non penso, perché la nostra famiglia è stata tutta antifascista, dalla mia nonna Giulia, erano veramente antifascisti tantissimo. Lui penso che avesse questo suo essere generoso, questa sua disponibilità verso gli altri, l'ha poi ributtata durante la guerra e la liberazione, e aiutava in fondo le persone che pensava che fossero in difficoltà. Posso farle una domanda? Sono sì. Mirella Serri, buongiorno, sì. Io ho letto il libro, cioè, ecco, il personaggio è indubbiamente ricco di sfaccettature, quindi anche questa ipotesi che sia stato suicidato mi sembra molto suggestiva, ma ecco, perché, diciamo, quali erano gli elementi che, perché avrebbe dovuto, come dire, fare questa fine, ma poi mi pare di ricordare che c'era anche un testimone alla sua morte, no? Cioè un benzinaio che si trovava, che vide il corpo, ma comunque al di là di questo, ecco, perché lo avrebbero, quali sarebbero stati gli elementi che avrebbe portato questa mano a sopprimerlo? Beh, guardi, secondo noi questa è un'ipotesi, sì. Che abbiamo, è assolutamente un'ipotesi, però diciamo che dopo la guerra, sì. Il denaro, diciamo, del piano Marshall ha portato il potere economico nelle mani della mafia e della DC, sì. Per cui diciamo che questa morte di Raimondo, che abbiamo veramente scandagliato con tutti questi documenti, ci è parso molto strano. Raimondo era una persona molto vitale, non, il suo carattere non lo avrebbe mai portato a fare un gesto del genere. Evidentemente si è messo di traverso in una situazione più grande di lui. Era molto inventivo, lui voleva uscire da questa situazione siciliana che aveva portato la nostra famiglia a investire in maniera sconsiderata in una miniera che si chiamava Tallarita, Trabia Tallarita, e probabilmente voleva uscire da questa situazione, investire nel petrolio, ed evidentemente si deve essere messo di traverso. È un'ipotesi, devo dire, molto interessante, anche che molto realistica, conoscendo appunto poi che fine facevano quelli che si mettevano di traverso. E poi la cosa che veramente ci ha stupito in queste ricerche è che non è mai stata aperta un'inchiesta, cioè il benzinaio nessuno ha mai saputo come si chiama, hai capito? Sì. Non è mai stata aperta un'inchiesta dopo la sua morte, e questa omertà anche da bambina, per cui nessuno parlava di lui, nessuno parlava di quello che avrebbe potuto fare, di come era essere, ci sta anche, perché effettivamente dopo una settimana i giornali non hanno mai più parlato della sua morte ed è caduto nell'oblio. Quindi una collusione con, come poteva capitare all'epoca, con la politica, con la polizia e così via. Ti ricordiamo, visto che siamo in tema, non che c'entri minimamente con questo libro,
un libro molto importante che non si ristampa da tanti anni e che bisognerebbe ristampare, io ogni tanto lo ripeto, si chiama Psicanalisi e profilassi del suicidio ed è di Fletcher e fu pubblicato nell'immediato dopoguerra da una piccola casa editrice romana che non mi ricordo quale fosse, ma che era un'analisi molto laica e molto obiettiva del suicidio. Poteva essere sbagliata, naturalmente, come tutte le teorie hanno poi la controteoria, però suggerirei, se è possibile, da qualche parte sui computer deve essere segnalato questo Psicanalisi e profilassi del suicidio, Fletcher, autore Fletcher. Bellissimo. Comunque un personaggio così appassionato della vita come appunto Raimondo Lanza di Trebbia sicuramente si è scontrato con, grazie a questi suoi progetti industriali, con poteri oscuri, e comunque divertentissima la biografia mi toccherà ballare, che la vita eccentrica, bello, eccezionale e dorata, ma anche molto perigliosa, dell'ultimo principe di Trebbia. Grazie Raimonda Lanza e salutiamo con veramente con emozione Paolo Di Paolo, perché la sua biografia di Montanelli, che non è una biografia ma è una riscrittura dei sentimenti di una persona della sua generazione nei confronti di uno dei miti del Novecento, si sa che sono forse una generazione che ha avuto poco sostegno di ideali e quindi cerca dei miti, e in un certo senso il confronto con un personaggio così forte è una delle cose che conforta una generazione senza, sì, senza riferimenti in qualche senza modo. Slanci ancora però pochi. Però se si leggessero accanto a Montanelli, mettiamo le lettere dal carcere di Gramsci. Qualche, anche sì, ma quelle di Foa, ma tanti altri chiaramente. Qualche, però sempre uomini di altre generazioni. Di altre generazioni, sì sì. No, io pensavo ai maestri che certo sono utili per vincere la battaglia morale che ci aspetta a tutti, vecchi e giovani. E allora grazie mille Paolo Di Paolo, grazie mille anche a Mirella Serri che ci ha accompagnato telefonicamente. Grazie a voi. Il libro di cui accennava Antonio De Benedetti si trova naturalmente usato, Psicanalisi e profilassi del suicidio, è stato pubblicato qui nell'indicizzazione bibliografica, dice senza data, probabilmente 1948, da Scienza Moderna, un editore che poi evidentemente... Forse era anche prima, perché io l'ho letto, sì sì, beh sì, avevo, sì. Ma sì, comunque questa è la nostra indicazione, grazie a tutti gli ascoltatori da parte di Antonio De Benedetti, Daria Galateria e Gabriele Sabatini, grazie anche a Daniel Dutra che ha curato la parte tecnica, ci riascoltiamo il prossimo sabato, oppure se volete domani alle 20 c'è la replica, grazie.